E se le acrobazie di Super Mario fossero fatte nella vita reale? Mi spaccherei due ginocchia, tre costole e la luce del piede. Ragazzi, un pazzo ha deciso di fare le acrobazie di Super Mario Bros. Nella vita reale. È un prosciutto, è un provolone, insomma, è tutta la salumeria. E noi oggi andiamo a vedere queste acrobazie, tra cui l'ultima acrobazia che sarà una delle più difficili. Quindi voglio un sacco di vite su questo video. Mettete like ora subito per avere una one up. Iniziamo! Questi video su Super Mario mi stanno piacendo un sacco, soprattutto le copertine. Devo commentarla questa splendida copertina. Mi dispiace Mario che ti ha fatto ingoiare il fungo che neanche volevi mangiare. Comunque, all'interno di Super Mario Bros. Il film c'era una bellissima scena dove Mario e Peach si allenano come nei New Super Mario Bros. Wii oppure altri giochi di Super Mario. Infatti vediamo la scena. Questa è la scena, lui si allena perché è un vero eroe. Wow! Cioè sarebbe fantastico fare queste acrobazie nella vita reale. Ci provo. Ho rischiato tutto. Vabbè, facciamo che prima guardo e poi mi alleno, d'accordo? Cioè in questo caso questa persona ha fatto pure una versione su New Super Mario Bros. Bellissima. Questa scena mi è sempre piaciuta all'interno del film. Chissà se qualcuno la sa fare nella vita reale. In tal caso spero che non si rompi una rotula, se no rotula per terra. Scusate, veramente attenzione. Yeah, Mario che sconfigge Bowser. Volete sì o no, ma sta parte è difficilissima da fare. Manco io ce la farei. Ecco perché esiste più di una one up che avete messo voi grazie al like a questo video. Ma adesso andiamolo a conoscere e a vedere questo stuntman che è riuscito a fare Super Mario Bros. Il film nella vita vera. Nick Pro, anche chiamato Nick Provolone. Su Vinted trovi splendidi capi second hand a ottimi prezzi. Scarica l'app. Cioè, second hand è... Certo, perché di seconda mano non è appetibile. C'è gente che vende i calzini usati su Vinted. Posso vendere le mie mutande? Iniziamo, Nick Pro. Ci illustri cosa dovrà fare. What's going on, guys? We're gonna be doing Super Mario. Ok, faremo delle acrobazie di Super Mario. Livello di difficoltà da 1 a 10. Quindi chissà quale sarà la decima acrobazia che farà. Rimanete fino alla fine per scoprirlo. Allora, livello 1. Super Mario che swing. Wow, questo è di Super Mario Odyssey. Questo è molto semplice. Lui basta che si mette così e swinga. Io lo saprei fare ad occhi chiusi. Non è vero, sbattere la testa. Ok, forse ho saltato un passaggio. Faceva la capriola Mario. Se lo facevo io veramente mi rotulavo. Adesso lo farò da un lampione super alto. Ovviamente ragazzi, le protezioni è giusto. Il materasso della nonna ci deve stare. Oh bellissimo. A rallenti. Uguale 10 su 10. Livello 2. A livello 2 io credo ad una scivolata all'indietro. Un livello... La botta col sedere. Aiuto, no. Se io facessi una botta col sedere mi spaccherei le chiappe. Vabbè. Allora non è molto difficile, ma è spaventoso perché devo atterrare sul sedere. Spero tanto che dopo questo video tu riesca ad andare in bagno. Vediamo. Oh! Aiuto. Meno male che c'è tappeti. Meno male. Ma si è fatto male lo stesso. Nick, Mario can also ground pound off a drop, so I'm gonna... Se, vabbè, pure là sopra, ma allora proprio se lo vuoi male il tuo sedere. Vediamo questa acrobazia. Ah, molto più tranquilla. La rendiamo ancora più difficile. Come se già non lo fosse, lui peggiora le cose e la fa ancora più in alto. Ah, c'è pure Bowser. Non fate queste cose. Ve lo sto dicendo veramente. Questo è un professionista. È un pro, quindi.
tu sei impazzito! I think I got him. E se fosse saltato un po' più in là, come sarebbe finita? In ospedale? Ma siamo a livello 3, backflip, quindi capriola all'indietro, più calcio. No ragazzi, capriola all'indietro più calcio. Quindi il nostro carissimo Nick Pro deve bere molto più latte che ricco di calcio. Ah ok, è molto più facile, perciò lo rendiamo ancora più difficile. Basta rendere le cose difficili, non è facile per niente. Ah, pure con la ruota della fortuna, vediamo. So let's see what we oh, got. Secondo me becca il fungo. Oh, blindfolded. Oh, have to do it. Da bendato. Occhi coperti. Oh mamma mia, ragazzi, come fa uno a coordinarsi da bendato? Mi sta salendo l'ansia, ho bisogno di acqua. Ovviamente benedetta acqua, Sant'Anna. Go 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 go. Vai. Ok, niente paura. Oh, per poco. Ok, prossimo livello. Bravissimo. Ci vuole la standing ovation. Livello 4. Salto mortale frontale, come nel film. Sì, però aspetta un attimo. Quello là ha killato un Koopa. Tu, che Koopa devi killare? Ok, per farlo, da quel blocco a quel blocco. Quindi, quello di destra è il Goomba, quello di sinistra è il Koopa. Uè, Koopa, forza che ce la fai. Koopa, Goomba. No, ho sbagliato. Vabbè, cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. Goomba e Koopa. Ma voi pensate che Super Mario è cattivissimo? Cioè, è saltato addosso una tartaruga ad un fungo. Livello 5. Scivolata e capovolgimento laterale. Sì, ma tu sei proprio... Mario le sa fare. Tu sei Super Nick. Vai Super Nick. Okay, con here we go, ovviamente. He ends up facing this way. Ok, lo deve rifare perché deve girarsi in avanti. Ma Nick, solo questo? È così difficile farlo, giusto? Rendilo ancora più difficile. The next level is when Mario does... No, a quanto pare questo già era difficile di suo. Ok, livello 6. It's a roll bomb or double roll. Mario che rotola sopra dei blocchi. Ora, io non so te, non so se esistono dei blocchi fluttuanti da qualche parte. Come dobbiamo ne dovresti farlo? Off your butt to go into a second roll like this. Ah ok, con i cosi enormi. Bravo! Bravissimo! Pingu non è stato bravo. No! I miei complimenti a sto ragazzo che ci sa fare. So this one's much harder, but it's gonna be a lot of fun because I'm gonna start from the trampoline. Cioè, no, allora, adesso lo vuole rendere ancora più difficile. Quello di prima che era facile non l'ha voluto rendere difficile. Questo che è difficile sia ancora più difficile. Fatti curare da un Koomba. Da un Koomba, se vuoi ci sono io. Ok, lo stai rifacendo e... Grande, fantastico. E questo è il livello 6. Livello 6. Quindi immaginatevi il livello 10. Livello di assurdità. It's Super Smash Brothers. Mario does a front flip with the... Nel Super Smash Brothers Mario fa un salto mortale in avanti con doppia 7. Rotazione. Ed è questo livello 7. Quindi, ah, tipo la capriola che fanno le famose ballerine di Tip Tap. No, no, non quelle da Tip Tap, scusa. Tre rotazioni, un salto mortale e due colpi di scena. Ragazzi, i colpi mi stanno venendo alla schiena a me. Vai che ne fai tre, uno, due, tre, bravo. Ah, quasi. Quindi lui ci riprova perché lui è un pro. Lui è un prosciutto di Parma. Quindi vai, 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 vai. That was it. Ecco il risultato! Lui è un Nick Pro! Attenzione, mancano solo due livelli. Siamo a livello 8, manca il livello 9 e livello 10. Chissà quale sarà il livello 10, sono curioso. Allora, l'ultimo è il backflip con doppia rotazione. È un po' difficile, perciò dovrebbe farlo da molto in alto. Ok, trampolino, 1, 2, 3, 1...
e poi di nuovo. Ragazzi, quanto amo i trampolini. Cioè, da piccolo mia madre non mi ci faceva mandare mai. Mi diceva che mi rompevo tutto. E forse c'aveva un po' di ragione. Però alla fine io lo volevo fare. Volevo essere Super Mario nella vita vera. Che vita triste. Anche perché 10 minuti ti costavano 10 euro. In Super Mario 64, attenzione! Livello 64. Ah no, scusate. Livello 9 di Super Mario 64, che recentemente ci sto di nuovo giocando. E fa un triplo salto. 1, 2, 3. Ma io mi domando, queste persone non hanno paura? Anche se sei su un trampolino, quindi c'è una certa, tra virgolette, sicurezza che non c'è mai. Ma non hanno paura a rotolarsi così. Level 9 is by far the hardest one yet. Livello 9, meno un livello a livello assoluto, livello 10. Chissà che ci sarà. Questa è di gran lunga più difficile. Mario è in verticale e fa un salto e mezzo. Ah, ok, in verticale, sì, effettivamente quando si metteva... Non la so fare la verticale. Cioè, la so fare la verticale. Non la so fare la verticale. Mi stavo autoconvincendo che io la sapessi fare. No. Ah, ok, inizia dalla verticale e poi salta. No, e questo è molto semplice. Non è mai semplice niente, non è vero. Vai, vai, vai. Yes! Bravo! I got it. Ma ora il livello finale. Lui lo saprà fare. Livello 10. Livello 10. Super Mario fa un triplo salto in avanti. Quindi mi vomito e mi rotolo giù. E poi una Super Hero Landing. Questa la so fare proprio. Io mi sento carico. Mi sento yeah. With a double front flip first. Allora, doppio salto mortale in avanti. 1, 2, 3. Che facciata. Dai che ce la puoi fare, ce la puoi fare. No ragazzi, non ce la fa. Non ce l'ha fatta, è troppo difficile. Ha dato 50 facciate. Però apprezziamo lo sforzo di Nick Provolone, che è veramente un prosciutto. Ok ragazzi, io direi che questo video lo posso anche temere qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto. E nulla, iscrivetevi al canale se non l'hai ancora fatto. Lascia un sacco di pollice in su. Qua il vostro Lorenzo è tutto. E noi ci vediamo ad un prossimo video. E ciao.